abbiamo ricevuto la benedetta, la benedizione con il Vangelo. Questo segno di benedizione è anche, esprime anche il mandato missionario. Veniamo benedetti quando stiamo per partire, per iniziare un cammino, fondare un'impresa, svolgere una missione, rispondere ad un invito. Ogni volta che noi ascoltiamo, quella parola si fa benedizione per noi, si fa impegno missionario. Chiedo un supplemento di pazienza per la stanchezza che certamente tutti noi portiamo fisicamente, ma l'ardore della devozione della fede e del Signore della devozione a Maria farà la sua parte. Fratelli carissimi, sorelle carissime, la nostra missione diocesana viene oggi consegnata a Maria, perché continui insieme con lei. Maria si mette in viaggio con noi, lungo il territorio della nostra diocesi. La sua maternità si fa carico dei bisogni e delle speranze delle nostre comunità, qui rappresentate oggi da ogni parte della nostra diocesi. Maria raccoglie preghiere e invocazioni, lodi e lamenti, lacrime e sorrisi. La nostra Chiesa diocesana ha vissuto in questi giorni un autentico evento di annunciazione. La parola del Signore infatti si è rivelata nelle parole dei missionari, sacerdoti, seminaristi, religiosi e tantissimi di voi laici da ogni parrocchia, e ha raggiunto migliaia di bambini e ragazzi nelle attività dell'oratorio, adolescenti e giovani soprattutto con la pastorale scolastica, oltre che in altri momenti di confronto e di preghiera, molti adulti e famiglie nelle centinaia di centri di ascolto. Un sentito ringraziamento, e lo facciamo in modo tale da fartelo sentire, e lo affidiamo al cuore, lo vogliamo rivolgere al seminario regionale di Anagni. Nella persona del rettore, Don Gianni Checchinato, ringrazio a nome mio e di tutti i sacerdoti di tutta intera la diocesi, tutti i seminaristi e coloro che hanno collaborato, le religiose insieme con loro, per questo segno di grazia e di benedizione che hanno rappresentato per noi nel nome del Signore. Carissimi educatori del seminario e seminaristi, la vostra presenza rischia di lasciare come un vuoto negli affetti di tanta gente. Ma porteremo per molto tempo con la vostra amicizia anche il ricordo gioioso della vostra scelta di vita, quale risposta alla chiamata del Maestro Gesù. La celebrazione di oggi ci traghetta spiritualmente dall'annunciazione alla visitazione. La preghiera per l'anno pastorale che riceveremo ancora una volta dopo la comunione ci consegna l'invocazione con la quale vivere questa peregrinazione mariana diocesana. Cammina con noi, o Maria, missionaria del Verbo di Dio, e risveglia nel cuore la gioia di vivere e di ascoltare Gesù, che per ciascuno di noi dice parole di vita, con le quali capire che vivere è rispondere all'amore di Dio e che non c'è gioia più grande di questa. La peregrinazione è la visita di Maria alla nostra vita ordinaria. Maria, la Vergine Bruna, si fa compagna di viaggio, cammina come pellegrina della fede. Lei ci aiuterà a conservare nel cuore la bellezza della parola annunciata e ascoltata in questi giorni di missione. La parola con la quale abbiamo capito soprattutto che il Signore non reprime ma dischiude i sogni della nostra vita. Così infatti recita la preghiera a Maria per le vocazioni. Santa Maria, Nostra Signora di Canneto, Vergine Bruna e compagna di viaggio, tu che hai accolto nella tua carne il Verbo di Dio, sciogli le sterili resistenze alla sequela di Cristo, risolvi gli ingannevoli dubbi e trasforma ogni paura nelle prezze di slanci generosi
favorendo ripetute vertigini per progetti di elevata bellezza. Ognuno di noi pensa di volere bene a se stesso e di amare la vita cercando una risposta ai propri bisogni e dando le ali ai propri progetti. È triste davvero una vita senza direzione. Se non so cosa voglio dalla vita, se non so cosa è più importante per me scegliere, se non so a cosa serve la mia esistenza, molto probabilmente finirò per vivere la vita di qualcun altro e di dipendere da progetti altrui, se non da interessi estranei alla mia gioia. Trascorrerò così la vita a soddisfare i bisogni di un'altra persona, ma non avrò pace. Cosa significa volersi veramente bene, volere bene a se stessi? Come apprezzare e valorizzare la vita? Come rispondere al desiderio di essere veramente me stesso? Maria, come ogni ragazza della sua età, pensava di volere bene alla sua vita. Accarezzava i suoi sogni, costruendo i suoi onesti progetti. Con Giuseppe condivide a Nazareth l'amorezza dello sguardo, l'innocenza dell'abbraccio, l'emozione della parola e la capacità dei silenzi. Si volevano bene, Giuseppe e Maria, imparando ad amare e ad esprimere ciascuno i sogni dell'altro. Quello che Maria condivide con Giuseppe esprime l'innocenza dell'animo e la trasparenza del cuore. Dio entra nei sogni di Giuseppe e lo aiuta a sognare insieme, non più da solo. Anche Maria, Nazareth, scopre che non può volere bene alla propria vita senza volere bene al Signore, che le vuole bene senza ascoltare la sua parola. Così Giuseppe e Maria imparano a rimettere i loro progetti nelle mani di Dio, non per rinunciarvi, ma perché si realizzino nella maniera più sorprendente e sublime. Carissimi amici, amati ragazzi e giovani, nessuno di noi può capire la propria esistenza, può dare un senso alla propria storia, può volere bene a se stesso senza vivere l'amicizia intima e confidenziale con Dio. Insomma, da Nazareth ci dovremo passare prima o poi tutti e scoprire nel dialogo personale con il Signore dal quale abbiamo ricevuto il dono della vita, che Lui per primo e da sempre vuole bene alla mia persona. Lui ci crea con amore e per amore, non per avere dei sudditi e degli oppressi. Lui conosce ciò per cui ci ha desiderato e vuole avere bisogno di noi per realizzare qualcosa di unico e irripetibile. E noi abbiamo bisogno di Lui per capire la nostra storia, guardare al nostro futuro. Aprendoci all'iniziativa di Dio, carissimi, impariamo a diffidare anche delle nostre paure, delle nostre ansie, dei calcoli materiali improntati alla logica asfissiante del tornaconto, delle gratificazioni, del soddisfacimento di interessi immediati, dell'individualismo sfrenato. Non dobbiamo pretendere di attraversare il mare della vita utilizzando piccoli cabotaggi per una comoda navigazione sotto costa, senza mai avere l'audacia di prendere il largo. Nel dialogo con Dio, a Nazareth, Maria ha il coraggio e l'onestà di non evitare la domanda: come avverrà questo? E Dio non si fa attendere. Maria sperimenta che c'è dell'incredibile nell'agire di Dio e delle sue richieste. Lei vive la sorpresa di questa irruzione nel cuore dei suoi sogni adolescenziali. Maria dà voce anche ai nostri dubbi, perché anche noi ci chiediamo, tanti giovani se lo chiedono: perché seguire il Signore? Perché proprio io e non altri? E perché proprio nel momento in cui volentieri pensavo ad altro, pensavo di fare altro, non sarebbe meglio se potessi decidere io per me stesso? E poi cosa potrebbero dire altri della mia scelta di servire il Signore? Queste e altre domande ancora foraggiano le nostre inquietudini e rischiano di ritardare la nostra risposta. Le resistenze e i dubbi generati da una cultura egoistica potrebbero anche vanificare l'iniziativa del Signore, cioè la sua chiamata. Lui sceglie proprio te, e non a caso,
ti sceglie con occhio di predilezione. E questo ci commuove, ti commuove, fino al dono delle lacrime per lo stupore e l'inadeguatezza. Scrive Sant'Ambrogio, quanta grazia nei disegni di Dio, quanta grazia nei disegni di Dio. Maria è dichiarata piena di grazia, perché nel disegno di Dio è una creatura totalmente bella, tutta pulita. L'angelo Gabriele le riconosce di aver trovato grazia presso Dio, perché l'Onnipotente vuole portare a termine il suo irrinunciabile disegno. Di fronte a tanta grazia, come dubitare di Dio e dei suoi disegni? Nella parabola del Vangelo odierno, un sì iniziale si perverte in un triste rifiuto, così che la chiamata a servire il Signore dopo un sì euforico ed entusiasta a volte si spegne tristemente nel disimpegno e nella perdita di motivazione, scadendo nel fallimento di un rifiuto della stessa chiamata. Diversamente da chi, dopo aver ripetutamente dichiarato un no ostinato, ci ripensa seriamente per rimettersi in discussione fino ad arrendersi alla chiamata del Signore. Profeta Geremia, mi hai seduto, Signore. Hai fatto forza e anche falso. Maria dunque non sa dire di no a Dio. Il suo eco mi esprime una fiducia incondizionale e nel momento in cui raggiunge la certezza interiore che, nelle parole dell'angelo, è proprio l'azione di Dio che si sta svolgendo a suo favore, dichiara un sì capace di Dio. Offre una risposta all'altezza di Dio, in grado di corrispondere alle attese del Signore. Con l'adesione alla volontà di Dio, Maria coglie nella logica del servizio il senso più profondo della sua vita. Ha capito tutto. Ecco la serva del Signore. Affenda per me secondo la tua parola. E diviene madre di colui che, pur essendo nella condizione di Dio, svuotò se stesso assumendo una condizione di servo. Madre serva, madre del servo, Cristo Gesù. Maria dichiara la sua collaborazione con il progetto di Dio e si autodichiara con umiltà e fiducia serva. Quello di serva è un appellativo che Maria si è scelta da sola. E volentieri, avendo capito che se la vita non è servizio, non serve. E in quanto serva non si vergogna di dichiararsi pronta ad eseguire la volontà di un altro, con la grande maiuscola, perché in quell'essere serva riconosce tutta la sua libertà di amare senza riserve. Eppure, scrive Don Tonino Bello, quell'appellativo di serva così autoreferenziato non trova posto nelle litanie lauretane. Forse perché anche nella Chiesa, nonostante il gran parlare che se ne fa, l'idea del servizio evoca spettri di soggezione, allude a declassamenti di dignità e sottintende cali di rango che sembrano incompatibili con il prestigio della Madre di Dio. La qualcosa fa sospettare che perfino la diaconia della Vergine sia rimasta un concetto ornamentale che intride i nostri sospiri e non un principio operativo che innerva la nostra esistenza. Nel canto del Magnificat, Maria alloderà la misericordia del Signore perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Nel mistero dell'Annunciazione Dio ha educato Maria alla vera libertà dell'amore. La sua gioia sarà consegnare totalmente e definitivamente le proprie decisioni nelle mani di Dio per essere al servizio del suo disegno. Questo le basta per essere immensamente felice. Carissimi, tutti noi, in modo particolare voi, adolescenti e giovani, non sarete mai e non saremo mai talmente felici della nostra vita se non quando diventeremo felici di quello che Dio ci chiede di scegliere. Quando Maria si mette in viaggio verso la casa di Elisabetta, come missionaria del Verbo di Dio, al suo saluto esulta il grembo dell'anziana cugina che tutti conoscevano sterile. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa.
dichiarava Giovanni Paolo II, invitiamo Maria a varcare la soglia di tutte le famiglie, così come un tempo varcò quella della casa di Zaccaria. La preghiamo di portare a tutti lo stesso messaggio di fede paterna e di amore. Carissimi, oggi Maria si metterà ancora in viaggio per farci esultare nella fede, per non rassegnarci ad una vita cristiana sterile come il grembo di Elisabetta, sicuri che Dio continua a fecondare i nostri progetti con la sua parola e continua a deporre nei sogni di tanti figli e figlie il seme della chiamata divina. Maria attraversa ancora una volta le montagne, questa volta le nostre montagne, le nostre contrade. Abiterà la vita delle nostre case, condividendo speranze e angosce, fede e indifferenza, devozione e distrazione. Iniziamo così oggi le nostre processioni mariane, dove le immagini della Madonna di Canneto saranno circondate di onori, venerata con canti e con fiori, e dove i confratelli e le consorelle delle nostre confraternite, insieme a tanti altri fedeli e devoti, faranno a gara per trasportarli in cammino per le vie delle nostre parrocchie. Lei, messaggera di fiducia, a titolo speciale si farà testimone esemplare della chiamata con la quale Dio sposa i nostri ideali. Sarà Maria a convincere il cuore di ognuno, a cedere alla parola di Dio e a credere che è bello dedicare l'esistenza al servizio di Dio e dei fratelli e che non c'è gioia più grande di questa. Amen. Credo in un solo Dio. Amen.